A tutte e a tutti. Le commissioni riunite settima e undicesima proseguono oggi le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo. L'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Bodi, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Grazie Ministro. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sulla web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che dopo l'intervento del nostro ospite darò la parola ai colleghi che intendano porre domande o svolgere osservazioni. Successivamente il Ministro potrà rispondere alle domande. Do quindi immediatamente la parola al Ministro Abodi per la sua relazione. Prego Ministro, grazie. Grazie Presidente, grazie onorevoli deputate e deputati. Credo che sia molto importante per quanto mi riguarda l'opportunità che mi è stata offerta in questa giornata, fermo restando che molti parlamentari sanno il dialogo su questa tematica, quella del lavoro sportivo e del vincolo sportivo, è una tematica comunque che ha affrontato non soltanto per quanto riguarda la proroga dei termini di entrata in vigore della norma, ma anche per cercare di usare nel modo migliore la tempistica che questa proroga ha concesso e quindi fare in modo che questi sei mesi, soprattutto del lavoro sportivo, potessero essere occasione di confronto nella conferma dello spirito della norma e anche di miglioramento, magari attivando anche delle interlocuzioni che non erano state sviluppate precedentemente, a partire da quella con i sindacati, con la possibilità anche quindi di un confronto tra le parti sociali che oggettivamente non aveva avuto corso nell'ambito degli anni passati. Questo proprio nel presupposto di una norma che si possa arricchire quando entrerà in vigore di quei contenuti che in qualche maniera, non dico siano stati sottovalutati, ma comunque non erano stati valutati opportunamente e definitivamente, anche se devo riconoscere che il lavoro che è stato svolto dal 2019 in poi ha prodotto, diciamo, una significativa quantità di documentazione che testimonia anche lo sforzo che è stato fatto per porre rimedio ad una carenza drammatica che era quella della regolamentazione del lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo, avendo il professionismo una norma che per 40 anni è rimasta in vigore senza grandi modifiche. Devo dire che anche da questo punto di vista evidentemente c'è stato una capacità limitata di attualizzare una tematica, quella del lavoro, che in questi 40 anni indubbiamente ha subito profonde modificazioni e sulla quale torneremo in ogni caso, soprattutto a livello professionistico, con un confronto che offriamo al Parlamento per le opportune valutazioni e la necessaria collaborazione. La legge 86 di quest'anno, nel fissare i criteri e i principi regolatori della delega, impegna il legislatore a individuare la figura del lavoratore sportivo senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività svolta, e a definire la relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale, inserendosi nel solco di quanto già previsto a livello comunitario. Da tempo infatti la Corte di Giustizia europea riconosce la qualifica di lavoratore sportivo laddove l'attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, indipendentemente dal fatto formalistico costituito dalla libera determinazione da parte di una federazione sportiva nazionale in merito alla qualificazione della singola disciplina praticata. Fino alla legge delega del 2019 l'attività dilettantistica è stata sempre determinata solo per differenza, vale a dire in tutti quei casi in cui l'attività non era professionistica. La legge 91 del 23 marzo 81, che ha suddiviso la disciplina delle attività sportive in professionistiche e dilettantistiche, ha infatti regolamentato esclusivamente il lavoro professionistico. La scelta operata dal legislatore della legge 91 di presumere per l'atleta professionista l'inquadramento come lavoratore subordinato e lasciare alle federazioni sportive l'onere di determinare se e quando qualificare come professionistico un proprio settore di attività ha peraltro portato che solo 4 federazioni sportive, come noto calcio, pallacanestro, ciclismo e golf, su 45 hanno un settore professionistico al proprio interno, e su questo naturalmente torneremo perché evidentemente dobbiamo trovare un parametro oggettivo che non lasci soltanto la libera determinazione delle federazioni la qualificazione di disciplina professionistica indipendentemente dalla dimensione economica del settore, dalla dimensione economica del contratto e dal tipo di impegno che questo contratto poi determina in termini
proprio di economia del tempo da parte delle atlete e degli atleti. Nell'unico contenitore attività dilettantistica sono così confluite realtà socio-economiche nettamente diverse tra loro, dalle piccole realtà sportive di oratorio alle grandi associazioni sportive, con la conseguenza che le regole previste per lo sviluppo delle attività di base venivano, e fino al 1° luglio 2023 verranno, applicate anche per le attività di vertice, con evidenti e inevitabili sfasature e difficoltà operative. In questo lungo periodo il mondo del dilettantismo è stato costretto a proseguire esclusivamente sulla base di norme di carattere fiscale, in particolare la legge 80 del 25 marzo 86, la legge 398 del 16 dicembre 91, fino all'articolo 90 della legge 289 del 27 dicembre 2002, che ai commi 17 e 18 ne ha fornito una prima scarna disciplina, ma pur sempre nel presupposto, ormai palesemente venuto meno sotto il profilo concreto, che quella attività venisse svolta esclusivamente per puro diletto. Il ricorso per l'attività sportiva dilettantistica ai compensi ex articolo 67 del TUIR, i cosiddetti compensi sportivi inquadrati nella categoria di reddito residuale dei redditi diversi che non rientrano né tra i redditi di lavoro dipendente né tra quelli di lavoro autonomo o di impresa, ha inevitabilmente portato gli enti previdenziali, assicurativi, INPS e INAIL a ritenere non tutelabili i percettori di compensi sportivi in quanto non qualificati come redditi da lavoro, con il risultato di non garantire agli sportivi dilettanti alcuna tutela né sotto il profilo previdenziale né sotto quello assicurativo. E da questo punto di vista evidentemente stiamo, forse tardivamente, ma merito a chi lo ha fatto, risolvendo un equivoco insopportabile dal punto di vista della tutela dei diritti individuali. La mancanza di una disciplina sostanziale ha anche determinato difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento degli operatori, che ha causato numerosi contenziosi. Basti ricordare che tra il mese di dicembre 21 e il mese di gennaio 22, voi sapete perfettamente che la sezione del lavoro della Corte di Cassazione ha già emanato ben 37 sentenze e ordinanze tra loro conformi che stigmatizzano l'insufficienza della disciplina applicabile al lavoro sportivo dilettantistico, auspicando che comunque questa azione da parte nostra, con il vostro conforto, possa anche limitare definitivamente, senza equivoci, questo contenzioso che è il frutto indubbiamente di una lacuna normativa alla quale stiamo tutti cercando di porre rimedio definitivamente. Del resto non poteva il legislatore tributario sopperire a tale mancanza, di qui la nascita della figura dei falsi dilettanti, ovvero dei lavoratori sportivi che operano con rimborsi spese e godono delle conseguenti agevolazioni senza coperture previdenziali, e una ricca produzione giurisprudenziale che ha reso ancora più problematica la gestione dell'attività dilettantistica. Dalla delega del 2019 discende il decreto legislativo 36 del 21 recante disposizioni di riordino e riforma in materia inter alia lavoro sportivo. Quel decreto, per la verità, ha ricevuto numerose critiche da parte dello sport perché, se così applicato, avrebbe sostanzialmente determinato nel dilettantismo il passaggio da una disciplina senza ritenute previdenziali a una disciplina che avrebbe imposto ritenute previdenziali su tutto l'importo, sia pure con una scaletta di aumenti di aliquote nell'arco di 4 anni. Il precedente governo è allora intervenuto con le misure correttive del decreto legislativo 163 del 2022, definite al termine di una partecipata consultazione pubblica nella quale sono stati raccolti contributi e tenute audizioni con gli operatori del mondo sportivo, tuttora disponibili sul sito del Dipartimento dello Sport. E da questo punto di vista io credo che questo patrimonio di confronto e di documenti possa anche aiutare queste commissioni riunite, nella misura in cui evidentemente cerchiamo non soltanto di tener conto di ciò che è stato acquisito, ma del prezioso contributo che potrete darci anche alla luce delle audizioni alle quali stiamo partecipando, perché fortunatamente con la proroga ci siamo comunque determinati lo spazio di miglioramento, comunque di integrazione della norma stessa sulla base anche delle vostre osservazioni. L'obiettivo da allora, che non può che essere l'obiettivo di oggi e di domani, è di pervenire al giusto equilibrio tra la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, come recita l'articolo 5,1 della legge 86 del 2019, e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori garantendo l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico. Insomma, dare dignità a chi opera nello sport dilettantistico. Chi svolge delle attività in questo settore non lo fa per puro diletto, ma
come qualsiasi altro lavoratore ne trae il sostentamento per se stesso e per la sua famiglia. Garantire lavoro buono a chi sceglie di operare professionalmente nel mondo dello sport è una missione che è stata avviata negli anni scorsi e che bisogna ora portare a compimento, rendendo ancora più efficace l'intervento laddove possibile. E io da questo punto di vista posso soltanto garantire la volontà del governo e la mia personale di dare ulteriore seguito attuazione all'implementazione di qualsiasi norma che vada nella direzione dei principi fin qui espressi. D'altro canto facciamo riferimento a un settore, quello sportivo, che soltanto da pochi mesi ha avuto una sua, diciamo, determinazione della dimensione economica più puntuale. Non vuol dire che sia un modello perfetto quello dell'individuazione del prodotto interno lordo sportivo, inteso in termini non meramente sportivi in senso stretto, ma anche attraverso la partecipazione e il contributo dei settori connessi e collegati. Stiamo parlando dell'1,37% del PIL, sono circa 24 miliardi e mezzo di euro, ma io credo che da questo punto di vista, oltre alla dimensione quantitativa, quella percentuale e quella economica, credo che sia l'impatto sociale quello che determina poi il valore più profondo dell'attività che cerchiamo di regolamentare nel miglior modo possibile. Quindi, al di là del peso economico, tutti ricordano anche le difficoltà di questi ultimi anni a riconoscere i contributi nel periodo del Covid ai lavoratori dello sport, considerati soggetti intenti a divertirsi più che a lavorare, per non parlare dei gestori di piscine e impianti sportivi che, non essendo equiparati a chi svolge attività imprenditoriale, non sono stati considerati come gli altri soggetti nel mondo produttivo. Qui faccio un breve inciso sul tema dell'energia che riguarda i lavoratori di riflesso, perché quando va in crisi l'impresa è evidente che anche il lavoro va in difficoltà. Non sfugge a nessuno il fatto che le ASD e SSD che gestiscono patrimonio pubblico dal punto di vista dell'impatto delle energie hanno avuto delle conseguenze devastanti e non hanno potuto beneficiare di tutte le misure quantitativamente rilevanti dedicate proprio al sistema delle imprese. Abbiamo dovuto configurare un prodotto ad hoc con una percentuale che effettivamente è molto limitata, perché non raggiunge lo 0,5% rispetto al monte finanziario messo a disposizione del tema energia per le imprese. Quindi ci ripromettiamo anche da questo punto di vista di garantire il lavoro, sul presupposto che si possa garantire un sostegno adeguato su tutti i temi critici alle imprese sportive, tanto più nella loro dimensione sociale. Resta il fatto che il periodo Covid ha consentito di censire 500.000 di lavoratori che hanno dichiarato di vivere di sport, ai quali l'ordinamento continua a non offrire adeguata tutela. È una situazione che non può continuare, contrasta con tutti i principi del nostro ordinamento, anche di rango costituzionale, e soprattutto contrasta con le sensibilità, che ritengo che siano sensibilità comuni, che attraversano lo spettro delle rappresentanze politiche di maggioranza e di opposizione, e che il governo fa suo questa sensibilità per profonda convinzione. In attuazione del principio introdotto dalla legge delega, il decreto legislativo, come modificato, ha unificato la prestazione lavorativa nello sport in un'unica figura: il lavoratore sportivo, che può svolgere attività sia nel mondo dilettantistico sia in quello professionistico. La sostanziale differenza ricavabile tra le due aree, alla luce del decreto, è divenuta la finalità di lucro delle società professionistiche rispetto al divieto di scopo di lucro previsto per le dilettantistiche. Il lavoratore sportivo è la persona fisica che con il tesseramento acquisisce la condizione di soggetto dell'ordinamento sportivo e che svolge verso corrispettivo mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo o gestionale. Qui ritornerò dopo, quando farò riferimento ad alcune domande che nel documento che ci avete mandato sono state già immaginate e alle quali sarà mia cura e piacere dare delle risposte. Le condizioni che devono sussistere per essere considerati, oltre alle figure tipizzate, lavoratore sportivo, sono modellate sulla definizione elaborata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare numero 1 del 1 dicembre 2016. L'unica figura del lavoratore sportivo ingloba così tutte le altre figure e annulla l'attuale frammentazione, ma poi farò riferimento naturalmente alla legge che delega allo sport, al CONI, la regolamentazione delle figure professionali, perché è giusto anche nell'ambito della tutela dell'ordinamento sportivo che sia delegato al CONI questa funzione, che il decreto legislativo 15 del 18 gennaio 2016 appunto regola in modo adeguato, anche facendo riferimento al quadro europeo delle qualifiche.
L'attuale assetto normativo riduce inoltre i margini legati all'autonomia delle parti nell'inquadramento dei lavori dei lavoratori attraverso la previsione di criteri per identificare la tipologia di rapporto che va effettuata tenendo conto della necessità di individuare soluzioni commisurate alle caratteristiche delle diverse aree dello sport. Diversamente da quanto accade nell'area del professionismo, ad esempio nel dilettantismo si registra un mero coordinamento sotto il profilo tecnico-sportivo che costituisce elemento imprescindibile perché le attività sportive dilettantistiche si svolgano in modo regolare e caratterizza la collaborazione coordinata e continuativa. La rigidità di altre forme, quale la subordinazione, mal si adattano, secondo noi, alle caratteristiche del dilettantismo e stridono con il principio espresso dall'articolo 3 del decreto legislativo numero 36 proprio del 2021. Per il quale l'esercizio dell'attività sportiva è libero e con il principio di specificità dello sport è sancito anche dall'ordinamento dell'Unione Europea, ribadito dalla legge delega 86, che tra i principi e criteri direttivi prevede non a caso il riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dall'Unione Europea, nonché del principio delle pari opportunità anche per le persone con disabilità nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che nel settore professionistico. Nel dilettantismo si presume il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a ricorrere di condizioni che sono chiaramente predeterminate, vale a dire un monte ore e il coordinamento sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti sportivi e viene eliminata la presunzione di lavoro subordinato per le collaborazioni organizzate dal committente. La scelta tra prestazioni subordinate, autonoma, collaborazione coordinata e continuativa non è lasciata alla sola autonomia delle parti con forti rischi di abusi e di contenziosi conseguenti, ma vengono indicate dei criteri per indirizzare verso una scelta coerente con lo svolgimento concreto del rapporto, tenendo conto della indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore sia da parte dei contraenti individuali, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione. Come detto, non ricorre nell'area del dilettantismo il potere direttivo proprio del datore di lavoro nell'ambito del contratto di lavoro subordinato, che caratterizza il mondo del professionismo, quanto un potere di coordinamento caratterizzante le collaborazioni coordinate e continuative che valorizzano il concetto di libertà nello svolgimento della pratica sportiva e meglio si adattano alle caratteristiche e specificità dello sport dilettantistico. Insomma, l'attuale impianto normativo va apprezzato perché offre certezze su chi è lavoratore sportivo e sul conseguente inquadramento, ma soprattutto perché farà emergere dalla terra di nessuno chi lavora nel mondo del dilettantismo senza perdere di vista la necessità di preservare sostenibilità economica al settore. Come si apprende dalle relazioni che accompagnano il decreto, solo per un ridotto numero di collaboratori che coincide con la fascia di reddito più elevata vi sarà un contenuto incremento a carico degli enti sportivi che a ben vedere è però bilanciato sul piano economico da significative semplificazioni come quelle che verranno realizzate attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Come previsto da altro decreto legislativo, il 39/2021, che è in applicazione dal 31 agosto 2022, il registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente registro presso il CONI e diviene il perno dell'intero mondo dello sport sotto la direzione del Dipartimento per lo Sport, sommando al ruolo di mero certificatore dell'effettivo svolgimento di attività sportive anche funzioni di regolazione e semplificazione. In particolare il registro deve assolvere con apposite funzioni telematiche all'uopo realizzate ad alcuni adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi al rapporto di lavoro nell'area del dilettantismo, le comunicazioni al Centro per l'Impiego, la tenuta del Libro Unico del Lavoro, le comunicazioni mensili all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale riguardo ai contratti di Cococò che potranno essere assolte attraverso il registro. Stiamo lavorando peraltro proprio in questi giorni insieme al Ministro del Lavoro, l'INPS e l'INAI, Sport e Salute alla definizione dei relativi protocolli informatici. Qui mi fermo un attimo per un altro inciso che riguarda proprio il tema del registro sportivo e anche dell'interoperabilità di questo registro come di tutte le banche dati nel mondo dello sport che, così come ho avuto modo di dire intervenendo in altra commissione congiunte quando ho presentato le linee guida del mio mandato, credo che invece debbano essere aperte, devono poter dialogare tra loro queste banche dati e soprattutto ce ne debba essere soltanto una. Si avverte l'esigenza del CONI di poter utilizzare per quanto di sua pertinenza il registro, io penso che sia più utile, coerente e anche funzionale alla fine di un sistema che operi in modo adeguato ed efficiente
che la banca dati sia una, quindi che il registro sia uno, che sia, come ho detto, interoperabile e che il CONI partecipi attivamente attraverso delle forme che saranno pattuite all'inserimento dei dati piuttosto che all'utilizzo dei dati per le attività istituzionali. Preferisco immaginare una semplificazione piuttosto che una duplicazione di registri, piuttosto che di istituti di medicina dello sport, piuttosto che di scuole dello sport, piuttosto che di società di servizi di carattere sportivo che provengono dal governo, piuttosto che di strutture a livello territoriale. Quindi un concetto di collaborazione che dovrà trovare un suo equilibrio attraverso una più puntuale definizione e attribuzione delle funzioni e quindi con il senso della differenza dei ruoli, del rispetto dei ruoli, piuttosto che della contrapposizione tra ruoli che appartengono allo stesso perimetro della funzione pubblica dello sport, al di là poi delle sue espressioni anche privatistiche e professionistiche. Tutte queste semplificazioni riducono i costi a carico di associazioni e società dilettantistiche, almeno secondo noi così è, pensiamo di poterlo dimostrare anche nel confronto con questi organismi, e anche degli organismi sportivi in funzioni basilari come il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione, di questo di fatto avevo già parlato. Non solo, il registro rende compatibile il mondo dello sport con il terzo settore, qui ancora un inciso, mi sembra evidente che nel rispetto delle specificità anche qui non si moltiplichi la funzione dei registri. Io credo che potremmo con il terzo settore trovare un punto in comune che consenta di avere un registro unico a sezioni, che metta in condizione anche gli operatori di non dover duplicare le proprie adesioni ai registri. Credo che il terzo settore inevitabilmente ricomprenda attività sociali in senso stretto e attività sportive che sono sociali alla stessa maniera. Non voglio semplificare il quadro, ma preferirei immaginare anche qui un gioco armonioso di collaborazioni piuttosto che la duplicazione degli sforzi. Ecco, direi invece di concentrarli per rendere anche in questo caso il registro ancora più efficiente, efficace e dentro il perimetro dell'impegno sociale che è l'uno e l'altro devono poter rappresentare. Ritengo che il registro debba essere comunque strumento a servizio dell'attività motoria, dell'attività sportiva, svolta in qualsiasi forma, non necessariamente riconosciuto o organizzata da istituzioni ufficiali o connotata da spirito agonistico, da chiunque praticata, agonista o amatore, tesserato o non tesserato, dilettante o professionista, che abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica, psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento dei risultati in competizioni di tutti i livelli, anche la competizione con se stessi, che a volte è la migliore competizione con la quale misurarsi, il miglioramento della singola persona e non soltanto nel rapporto competitivo con gli altri. Come si precisa peraltro nella definizione normativa di sport, con funzioni che possono essere estese al settore dell'impiantistica con finalità di mappatura e controllo al PNRR. Ancora una volta voglio dire anche a queste commissioni, anche se il tema può sembrare laterale, che anche il censimento degli impianti sportivi, così come le banche dati sui tesserati, viaggiano in splendida autonomia, diciamo ignorandosi in modo disarticolato e non interoperabile. Quindi secondo me perdiamo anche la capacità di una relazione tra questi elementi, di una, non solo di una rappresentazione armoniosa dei vari livelli, ma anche di poter utilizzare queste banche dati a livello a livello statistico e a livello di pianificazione degli interventi necessari, per esempio per migliorare la qualità delle infrastrutture, per coprire territori non coperti da offerta infrastrutturale. Penso peraltro al tema delle palestre scolastiche, che ritengo una delle tante questioni sulle quali dobbiamo intraprendere un percorso che sarà anche di 20 anni, ma che deve produrre effetti quotidiani, e in qualche maniera anche l'utilizzo della banca dati dei tesserati nel massimo rispetto della normativa sulla privacy, per cercare di soddisfare le esigenze tenendo un monitoraggio costante sul livello di qualità dei servizi e quindi sull'apprezzamento dei servizi da parte dei tesserati stessi. Il registro dovrà svolgere anche le funzioni di monitoraggio, permettendo alle autorità e enti competenti, Presidente, buongiorno, ben trovato, i necessari interventi correttivi o sanzionatori rispetto a organismi sportivi, associazioni e società sportive, anche quelle professionistiche operanti nell'area del dilettantismo, inclusi gli enti, ancora una volta, del terzo settore iscritti al registro. Questo non significa che non ci sia spazio per i miglioramenti. Sono già intervenuto in prima persona con tutte le persone che collaborano all'interno delle nostre strutture in tema di abolizione del vincolo sportivo, questo lo sapete, per dare più tempo a federazioni e discipline sportive
di adeguare i loro regolamenti prevedendo la disciplina che definisca un premio di formazione che sia effettivo e non simbolico. Devo dire che da questo punto di vista ancora oggi raccolgo sul vincolo richieste di procrastinare ulteriormente i termini. Io ricordo che nelle mie passate esperienze, anche quelle della Lega di Serie B di calcio, era il 2010 e si iniziava a parlare dell'abolizione del vincolo sportivo come diritto da riconoscere sicuramente agli atleti, tanto più quelli ancora più giovani. Quindi sono passati esattamente 13 anni, penso che il sistema abbia avuto tutto il tempo di autoriformarsi. Se avesse avuto la capacità di proporre qualcosa fin da quei tempi, già avremmo un sistema in piena attuazione. E quando un sistema nelle sue autonomie non si autoregolamenta e non si in qualche maniera autoriforma, è normale ed è opportuno, anche doveroso, che anche il legislatore faccia la sua parte. Io ritengo che la proroga al 1 luglio 2024 sia assolutamente un tempo non estendibile ulteriormente. Mi auguro soltanto che gli organismi sportivi e il CONI, in ultima istanza, proprio nel rispetto del principio di autonomia, sappiano regolamentare la struttura dei premi di formazione, proprio per non indebolire il tessuto connettivo sportivo delle società di base, che su quel segmento basano appunto una parte delle loro economie che non è sostituibile con altre voci. Soltanto in mancanza di un'attuazione, anche attraverso forme che portano fino al commissariamento ad acta, riterremo opportuno intervenire in prima persona perché nessuno possa vedere non riconosciuto il proprio diritto rispetto agli investimenti fatti sulla formazione. Sono consapevole, qui mi collego a quello che ho appena detto, che l'abolizione del vincolo sportivo può provocare rilevanti conseguenze anche sotto il profilo economico per il mondo sportivo dilettantistico, ma quello che vi ho detto in qualche maniera va proprio nella direzione appunto del riconoscimento degli investimenti fatti dalle società di base per crescere il capitale umano sportivo, soprattutto quello che poi arriva a livelli più significativi. Naturalmente quello che conta è l'equo bilanciamento dalla posizione delle società sportive dilettantistiche, che provvede e investe sulla formazione e sulla crescita tecnica, e quella dell'atleta che ha e deve avere la libertà di autodeterminare il proprio diritto a praticare lo sport. Allora, che cosa stiamo ulteriormente facendo? Questo è un atto dovuto, perché nella riforma sono rimasti ancora 5 deleghe aperte, e quindi l'impegno che io prendo anche nei vostri confronti è che i decreti attuativi dal decreto legislativo 36 al 40 entro il mese di giugno verranno promulgati, ovvero nel caso sia necessario il massimo termine che è previsto entro il mese di settembre. Quindi da questo punto di vista ritengo che ci siano tutte le condizioni per chiudere sicuramente entro l'anno la riforma, che vuol dire semplicemente dare piena attuazione alla norma che ha avuto un percorso che è rimasto eccessivamente aperto nel tempo. Dopodiché sarà mia cura, anche con il vostro prezioso supporto, riportare in officina, diciamo, il provvedimento nella sua globalità. E sai, quando i provvedimenti poi nascono in un tempo così lungo e si articolano in questa maniera, si rischia anche di perdere a volte, nonostante lo sforzo di tutti, la coerenza rispetto ai principi ispiratori. Però nel frattempo la prima responsabilità che mi assumo, ripeto, è chiudere la riforma, e poi valuteremo eventualmente se e come portare qualche modifica per renderla sempre più rispondente alle difficoltà del tempo, che è un tempo che dal 2019 è drammaticamente andato in avanti, o il futuro è velocemente arrivato in mezzo a noi, e quindi bisogna tener conto anche delle nuove condizioni nelle quali noi stiamo operando e lavorando. D'altro canto occorre ricordare a questo riguardo che gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche devono contenere l'obbligo a svolgere l'attività sportiva in via stabile e principale, se vogliamo dare piena attuazione a quello che stiamo discutendo, e quindi va anche qui trovato un raccordo con lo svolgimento delle attività diverse per non rischiare incongruenze rispetto all'attività dilettantistica, al cui svolgimento sono collegati i benefici di carattere fiscale, ai quali dobbiamo certamente guardare con favore, se non addirittura migliorarli, proprio per la natura sociale di queste attività. Ma è del tutto evidente che indietro non si possa tornare sui principi che hanno guidato
in questo tortuoso percorso. Lo sport merita soluzioni adeguate alle caratteristiche delle realtà che lo compongono. L'attività di base è diversa dalle attività giovanili e di avviamento, che a sua volta è diversa dalle attività apicali e di vertice. La disciplina deve essere nel suo insieme orientata a mantenere il giusto punto di equilibrio tra la tutela del lavoratore e la specificità del mondo sportivo, a innovare a favore di coloro che ambiscono a perseguire un qualche risultato economico che dia loro motivo per gestire palestre, piscine e impiantistica sportiva in senso generale, a semplificare il più possibile gli adempimenti a carico del mondo dello sport mediante l'ammodernamento soprattutto delle infrastrutture, ma anche il potenziamento e l'ampliamento delle funzioni del registro. Come abbiamo detto, il sistema deve mirare a far emergere il sommerso e consentire risparmi di spesa con i vantaggi che ne conseguono per la collettività, facendo aumentare la platea di coloro che verseranno per la prima volta in contributi previdenziali, con conseguente alleggerimento in prospettiva dei costi derivanti dalle pensioni sociali e consentendo ai lavoratori sportivi dilettanti di godere finalmente delle ulteriori tutele, maternità e infortuni previste per tutti i lavoratori, cosa che peraltro abbiamo anche nel fondo speciale dello sport. Questa è la mia rapida, sintetica relazione, che si collega peraltro al lavoro fin qui svolto anche da questa commissione. Ho seguito con attenzione anche l'intervento del Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute Cozzoli, Sport e Salute che, ricordo a me stesso, è la società di scopo comunque del Governo per quanto riguarda l'attuazione delle politiche pubbliche, lo sarà sempre di più. Stiamo promulgando l'atto di indirizzo, che credo che sia il documento politico che consente alla società di avere una bussola per quanto riguarda le scelte. Vi confermo, così come ho fatto preliminarmente come impegno assunto alle settime commissioni riunite di Camera e Senato, che tre saranno le linee di indirizzo fondamentali di sport e salute: quelle che riguarderanno il rapporto, lo sviluppo, il miglioramento del rapporto tra sport e scuola, tra sport e salute e tra sport e dimensione sociale nelle sue articolazioni più profonde. E sono convinto che su queste tre direttrici sapremo trovare anche tutte le convergenze necessarie, anche nei momenti in cui dovremo trovare le risorse finanziarie finalizzate proprio allo sviluppo dello sport sociale in questi ambiti. Non è di poco conto il riferimento anche da questo punto di vista all'impatto della riforma del sistema sportivo relativamente al finanziamento pubblico allo sport. Ricordo che il finanziamento pubblico finalmente da tre anni è collegato al reinvestimento del 32% della fiscalità dell'anno precedente generato dal sistema sportivo, con un minimo garantito di 410 milioni che noi cercheremo di aumentare ulteriormente per evitare che il surplus venga distribuito poi verso la fine dell'anno, precarizzando anche queste risorse pubbliche delle quali dovrà essere valutato l'impatto, soprattutto l'impatto di carattere sociale. Quindi preferibile alzare il minimo garantito piuttosto che avere durante l'anno, magari a fine anno, delle risorse che vengono distribuite con criteri di efficienza, ma minore efficienza rispetto alle quote garantite. Ma c'è anche un tema al quale ci collegheremo, che voglio anticipare alle vostre commissioni, ovvero ci sono 4 miliardi stimati, cercheremo con il Ministero della Salute di quantificarli in modo sempre più puntuale, provocati dalla sedentarietà. Io credo che a una sempre maggiore professionalizzazione in qualche maniera delle categorie sportive, grazie all'allargamento della base che cercheremo di perseguire con tutti i nostri sforzi, noi potremo misurare il livello dell'efficienza sportiva rispetto a questo costo, che non è soltanto finanziario ma è sociale. Quindi questi 4 miliardi, se riusciamo a ridurli, mi auguro che possano determinare altri investimenti in ambito sportivo che mettano sempre più in moto e alimentino questo circuito virtuoso, e di questo cercheremo di dare sistematicamente alle commissioni competenti, al Parlamento tutto, un'evidenza che possa anche consentire di valutare l'efficacia del modello al quale stiamo lavorando, mi auguro anche con il vostro conforto. Andrei, se siete d'accordo, prima delle domande, e confermandovi naturalmente la disponibilità ad una risposta magari se non immediata, quantomeno scritta in tempi brevissimi, vi confermo naturalmente che questo documento verrà messo a vostra disposizione anche con le integrazioni rispetto ai miei interventi a braccio rispetto a quello che ho letto. Allora, le domande che sono state poste riguardano
Sono cinque. Se i presidenti sono d'accordo, io darei risposta immediata. O se preferite. Prego, prego. Noi non voglio anticipare le domande, se me le fate voi mi sono preparato anche alle risposte che fanno parte del documento con la... È riferito all'indagine, alla premessa dell'indagine conoscitiva, non domande. Sì. Le proposte di programma. Esatto. Altrimenti se me le fate voi rispondo a voi, se preferite... Conviene, Ministro, fare prima un giro di molto domande bene. E poi diciamo, facciamo un'unica replica. Molto bene. Prego, chi deve intervenire? Onorevole Perissa. Sì, no, intanto grazie Presidente Mollicone, Presidente Rizzetto, Signor Ministro, perché lo dicevo semplicemente a beneficio dello svolgimento dei lavori, che probabilmente diciamo, le domande che erano state interrogativi presentati nella richiesta di audizione erano già stati abbondantemente esauriti nella sua relazione o probabilmente chiariti nel corso delle precedenti o del confronto istituzionale, per cui a beneficio del lavoro immaginavo che alcuni di quegli argomenti non fossero citati poi diciamo nelle domande che potevano emergere dagli interventi dei colleghi, insomma, o mio o dei colleghi. Per esempio diciamo io non ho domande diciamo rispetto alle cinque che lei ha citato. Ovviamente faccio un intervento relativamente breve, diciamo, cerco di essere molto sintetico, non con nessuna sorpresa, diciamo, devo dire la verità, mi trovo a condividere non soltanto i contenuti dell'intervento ma anche la capacità che il Ministro ha dimostrato di entrare in profondità, di fare delle analisi meritorie. Io la settimana scorsa mi ero trovato a sostenere come Fratelli d'Italia e il Governo fossero un governo diciamo, di lavoro, di buonsenso, che aveva a cuore diciamo, le questioni però non da un presupposto ideologico bensì guardandole proprio sugli elementi della concretezza. Quindi per quello che vale diciamo, il plauso che rivolgo comunque all'intervento che ho ascoltato è sì nella condivisione dei contenuti ma anche nella sua capacità metodologica di entrare negli approfondimenti di merito e cercare di costruire delle risposte concrete. Non avevo dubbio, lo avevo detto in precedenza, con un principio diciamo, di leale collaborazione mi sono proposto diciamo, di avviare questo ciclo di audizioni per cercare di costruire un luogo che fosse istituzionale per dare diciamo, la degna rappresentanza a tutte quelle sollecitazioni che evidentemente il Governo riceve e anche noi diciamo, nell'esercizio della nostra funzione parlamentare riceviamo. E, tra queste ci tengo a precisare, poiché parlo per primo, prima degli altri colleghi, diciamo che non c'è nessuna intenzione di Fratelli d'Italia di utilizzare questo ciclo di audizioni per trovare le scuse per cercare di convincere il Governo a rinviare l'entrata in vigore della riforma sul lavoro sportivo. L'intendimento è chiaro e ampiamente condiviso tra Fratelli d'Italia e Governo, sia per le vie informali da oggi anche per quelle ufficiali. È nostra ferma intenzione andare a riconoscere tutti i diritti dei lavoratori sportivi, questa importante evoluzione del sistema sportivo a lungo attesa, entro le scadenze che il Governo ha indicato, cercando di fare il massimo possibile in questo tempo per renderla diciamo, più sostenibile possibile. A tale proposito, e sempre sul principio di leale collaborazione, abbiamo chiesto, diciamo lei è sicuramente informato, come Fratelli d'Italia abbiamo richiesto a Sport e Salute la possibilità di quantificare il reale impatto economico dell'entrata in vigore di questa riforma, perché nel corso dei mesi precedenti sono arrivate indicazioni numeriche molto diverse. Siccome il Governo si era reso disponibile chiaramente ad offrire una copertura economica pro tempore, diciamo almeno per i primi anni dall'ingresso in vigore della riforma, abbiamo ritenuto opportuno chiedere a Sport e Salute una quantificazione vera per avere diciamo, una coerenza tra le cifre che il Governo domani dovesse trovare e il fabbisogno che questa riforma va a generare. Va detto anche che però diciamo, dall'inizio di marzo è avviato presso Fratelli d'Italia diciamo, un tavolo di consultazioni più ristretto diciamo, con l'Ordine dei Commercialisti, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, l'Ordine dei Tributaristi proprio, e alcune associazioni di categoria lato gestori per cercare di mettere nelle condizioni la Commissione di avere una serie di elementi pratici da sottoporre all'attenzione del Governo nei tempi previsti su tutto quello che riguarda l'aspetto tributario e gestionale della nuova normativa sul lavoro sportivo. Sull'aspetto tributario in particolare c'è un aspetto molto importante che ci è stato segnalato diverse volte, che riguarda i cosiddetti contributi silenti, che potrebbero essere una forbice abbastanza ristretta diciamo, come platea di riferimento. Però da un lato noi abbiamo diciamo, una circolare INPS che definisce inoltre i 17.000, circa 16.900 euro annui il compenso minimo necessario perché i contributi che vengano versati possano essere considerati in 12 dodicesimi. Al di sotto di quella cifra
verranno considerati su 4/12. Questo potrebbe generare, diciamo, un rischio di costruzione di un, mi passi il termine, diciamo, mutuato da una crisi storica che abbiamo già passato come sistema paese, gli esodati del sistema sportivo, pochi ma non per questo non altrettanto degni, diciamo, delle opportune attenzioni. Abbiamo fatto in modo di iniziare, sempre come Fratelli d'Italia, come poi la volontà di dare supporto attraverso il lavoro della Commissione e poi al Governo, una, diciamo, un dialogo informale con l'INPS per cercare di capire, per esempio, la nostra idea, era anche quella che sottopongo, era quella di provare ad immaginare la costruzione di un fondo previdenziale speciale per il sistema sportivo, che magari sul presupposto contributivo potesse riconoscere il versato a chi lo aveva versato maturati determinati requisiti. Questo è un tema di riflessione che ci sentiamo di sottoporre, perché può dare, diciamo, maggiore sostanza a quell'architettura che diceva precedentemente. Arrivo infine alla mia domanda, questi erano i passaggi, diciamo, che sentivo l'obbligo, diciamo, di condividere anche per vie formali oltre che per le vie brevi. Lei in realtà ha già anticipato la risposta, che era quella che noi ritenevamo essere una esigenza necessaria, cioè del coinvolgimento formale delle parti sociali attraverso l'istituzione di un tavolo. Se è possibile, diciamo, la nostra sensibilità ci porterebbe a dire ovviamente coinvolgere il Ministero del Lavoro e in una fase almeno di dialogo preliminare anche il Comitato Olimpico e il Comitato Paralimpico Italiani come, diciamo, rappresentanti anche, diciamo, di una forma, perché lei sa, ovviamente non devo dirglielo io, che purtroppo le parti sociali non sono rappresentative del sistema sportivo, gli aspetti, diciamo, datoriali vengono rappresentati adeguatamente dai soggetti che se ne occupano del sistema sportivo, ma a titolo privatistico, senza forme di riconoscimento pubblico. Quindi andare a, diciamo, a coinvolgere in un processo di confronto che porti alla determinazione di parametri minimi al di sotto dei quali non è possibile scendere per l'applicazione dei contratti nazionali quando sarà opportuno e necessario applicarli, secondo noi è una proposta di merito. Quindi la domanda era inerente a questo tipo di iniziativa che stavamo proponendo, sulla eventuale disponibilità, l'ha già anticipata, però ad immaginare un tavolo di concertazione ampio dove prevedere lavoro, sport, CONI e CIP, e perché anche il coinvolgimento delle commissioni, almeno in una fase, diciamo, preliminare di confronto per capire in che direzione andare, insomma. Per il resto ovviamente siamo straprontissimi a rispettare la scadenza del 1° luglio, al lavoro tutti i giorni, tutte le settimane, perché è un impegno che il governo ha preso con la piena consapevolezza che Fratelli d'Italia su questa scadenza non avrebbe mai accettato una deroga, ma che col tempo avrebbe lavorato duramente tutti i giorni per rispettare la deroga, diciamo, i termini della deroga, senza tralasciare nessuno degli aspetti, anche quelli apparentemente più marginali. Grazie, onorevole Berruto. Grazie Presidente. Grazie Ministro. Io parto, se posso, se mi è permesso per un minuto, un piccolo intervento, diciamo così, sull'ordine dei lavori, se è possibile, che nasce dal 16 di febbraio, quando abbiamo udito il Presidente Cozzoli. Chiamiamo le regole di ingaggio, no? E mi rivolgo a lei, Presidente, mi rivolgo a voi, Presidenti di queste commissioni riunite, nel senso che credo che il significato ultimo delle audizioni che facciamo, che sono molto numerose, io credo ci siano più di 80 soggetti che abbiamo indicato di audire, meritino il rispetto di essere ascoltati ovviamente e poi di essere interrogati rispetto a domande puntuali. Ecco, allora mi rivolgo a voi Presidenti, perché l'amico onorevole Perissa nella scorsa occasione, diciamo così, ha fatto un intervento che sono andato a vedere al VAR di 14 minuti e 20 secondi, che è un po' un comizio. Ecco, allora se, diciamo, le cose che Fratelli d'Italia può fare meglio del PD o le opinioni personali, l'onorevole Perissa me le può dire in transatlantico senza problemi, quando siamo in audizione ascoltiamo i soggetti auditi, ci rivolgiamo con delle domande puntuali e chiaramente ci aspettiamo delle risposte. Detto questo, vado, per essere coerente con quello che ho detto, con le domande puntuali. Ringrazio il Ministro e condivido, direi, completamente la sua relazione. Non è un segreto e credo che, insomma, sappiamo bene che ci siano comunque ancora grosse tensioni, chiamiamole così, intorno a questa legge, grosse spinte affinché ci sia un ulteriore rinvio. Registro con grande piacere che la posizione di Fratelli d'Italia sarà quella di rispettare la data del 1° luglio e questo ovviamente ci fa estremamente piacere e ci trova allineatissimi su questo punto. Quindi le mie domande sono, oltre alla prima, che è questa, cioè la richiesta, Ministro, di tenere il punto, ecco, diciamo così, sul 1° luglio 2023, dopo il ragionevole
lo condivido, diciamo, differenziazione fra quella che è la legge sulla riforma del lavoro e quella che è il vincolo sportivo. Purtroppo forse uno degli errori è stato tenere insieme queste due cose. Quindi ottimo come dire, questa presa di posizione che parte dal presupposto che il 1° di luglio finalmente quella dignità di cui lei stesso parlava e che nella mia persona ho sentito mancare per tanti anni nella mia carriera di allenatore sarà rispettata. La seconda domanda è evidentemente perché queste tensioni e queste paure che circondano un po' l'entrata in vigore si riferiscono, e ce lo ricordava anche il presidente Cozzoli nella scorsa audizione, da una parte a un impatto chiamiamolo economico, non voglio sottovalutare, ci mancherebbe altro, mi rivolgo anche all'intervento dell'onorevole Perissa, non voglio sottovalutare nessun tema, nessun dettaglio, tutti i dettagli saranno importanti e noi abbiamo votato a favore di questa istituzione proprio perché si possono migliorare anche degli aspetti che magari sono migliorabili. Però non c'è dubbio che, come dire, mettendo l'orecchio sul territorio, il grosso timore dell'ASD, dell'SSD sia quello dell'impatto economico. Quindi la seconda domanda è se è previsto, e lei ministro troverà credo in tutti i decreti da qui a venire un mio ordine del giorno dove inviterò il governo a costruire un fondo per sostenere, per attutire, diciamo così, l'impatto che dovranno sostenere del costo del lavoro che dovranno sostenere le associazioni sportive. La terza domanda è riguardante al registro. Ho molto apprezzato il dettaglio con cui lei ha presentato quello che sta succedendo intorno al registro, condivido totalmente anche in questo caso da uomo di sport che parte dalle statistiche, dai numeri, diciamo il fatto che ci possa essere un registro unico e che sia interoperabile, perché è fuori discussione che sia più efficace. La domanda è, lei ritiene che il 1° di luglio 2023, vista la funzione fondamentale che avrà il registro per poter far partire la macchina, il registro sarà pronto? La quarta e ultima è la stessa domanda che ho fatto al presidente Cozzoli, proprio in virtù di questi grandi timori che vengono qualche volta anche un pochino come dire, agitati e sventolati in maniera un po' strumentale sul territorio, alle società. Le chiederei di immaginare una comunicazione istituzionale, naturalmente che tenga insieme il Ministero e Sport e Salute, proprio per raccontare la verità rispetto a questa riforma, soprattutto la differenza enorme che c'è fra questa riforma dopo i correttivi e la sua prima versione, che era quella che tantissimo aveva spaventato, perché evidentemente non era stata scritta bene, su questo non ci sono dubbi, aveva, diciamo, fotografato con la stessa fotografia un territorio che è molto diverso, l'ho anche ricordato lei, no? Dall'oratorio alla Serie A di pallavolo, ecco. Quindi vorrei, chiediamo, insomma, e siamo pronti a sostenere questa azione di comunicazione istituzionale che racconti esattamente nel dettaglio quello che sarà l'impatto e come questo impatto verrà affrontato, e così come le incombenze, chiamiamole burocratiche, legate all'attività del registro. Grazie. Grazie onorevole Amato, prego. La mia più che, grazie Presidente, entrambi, la mia più che una domanda era un invito a una riflessione. Io guardo l'aspetto pensionistico di questi lavoratori. Venendo anche dallo spettacolo, non sempre un lavoratore dello spettacolo riesce a raggiungere i contributi minimi, il numero di giornate minime per accedere alla pensione, anche perché spesso, anche per quanto riguarda il lavoro sportivo, manca la continuità, non c'è una continuità annuale. Quindi io farei una riflessione sul numero di contributi minimi più che alla cifra, perché magari c'è chi a quella cifra non ci arriverà mai, però guadagnerà invece dei 500, dei 1000 euro al mese, guadagnerà 500 euro al mese come rimborso, eccetera, che non potrà arrivare a quella cifra e quindi non arriverà mai alla pensione. Quindi secondo me dovremmo riflettere sulle cifre minime per l'accesso appunto alla pensione. Per esempio per lo spettacolo sono 20 anni per poter andare in pensione prima dei 67 anni, ma non sempre ci si arriva. Le 120 giornate lavorative non le fa più nessuno. In teatro una volta si facevano 120 giornate, adesso se fanno 2 mesi di tournée è già tanto, quindi c'è molta gente che arriva a 60 anni, arriva a 65 anni e non ha maturato i minimi per la pensione.
Quindi la mia preoccupazione è che anche nel campo sportivo possa accadere questa cosa. Insomma, inviterei tutti quanti noi a riflettere su questo. Grazie. Se non ci sono altri interventi, lascio la parola al Ministro per la replica. Prego. Grazie Presidente. Allora, valutazione di impatto economico della riforma. Diciamo, io mi auguro che dalle prossime volte questo sforzo lo faremo prima della riforma, diciamo. Altrimenti rischiamo semplicemente di prendere atto, cosa che è sempre utile, perché le consapevolezze anche esposte aiutano eventualmente a correggere il tiro, però metodologicamente credo che per tutti i fattori, diciamo, socialmente rilevanti, e anche dove c'è, non è questo il caso, un finanziamento, un investimento pubblico, la valutazione di impatto debba essere ex ante. E anche valutare nel durante poi l'effettivo impatto della riforma. Il fondo speciale del sistema sportivo secondo me è un obiettivo da perseguire. Credo che il sistema abbia la dignità e la centralità necessaria per poter chiedere uno strumento di questa natura. Faremo un lavoro comune per interloquire con gli organismi preposti perché questo si possa configurare. Fermo restando che immagino che la prima risposta sarà cercate di mettervi insieme a qualcuno e vediamo di capire se riusciamo a creare sezioni che abbiano regole diverse, perché esistono anche i comparti. Non è necessario dare vita a un nuovo fondo, ma probabilmente un comparto sì, e questo verrà fatto perché credo ci siano anche le condizioni, fra un po' anche costituzionali, diciamo così, che consentiranno di vedere il tema sportivo in modo meno sportivo, cioè un po' più strutturato nel rispetto dello sport. E il coinvolgimento delle parti sociali, l'ho detto nel mio intervento, sicuramente sì, abbiamo già iniziato ad imbastirlo. Devo dire che per certi versi un po' mi abbia sorpreso che i sindacati siano rimasti sorpresi della nostra capacità, della nostra volontà di incontrarci. L'abbiamo già fatto, perché il tema merita evidentemente un confronto con i sindacati, ma non il ministro con il dipartimento e i sindacati, il ministro, il dipartimento per lo sport e la presidenza del Consiglio, il CONI, il CIP, sport e salute, cioè deve essere questo. Però torno anche alle considerazioni dell'onorevole Berruto, questo deve comunque produrre degli effetti compatibili con la tempistica. Perché se no, ancora una volta rischiamo di dire troppo tardi. No, noi, tutto questo lavoro qui, anche un decreto correttivo eventualmente, che recepisca quanto discuteremo insieme, deve poter essere chiuso, voi conoscete molto meglio di me le tempistiche, entro il mese di aprile, se vogliamo per il primo luglio non avere contraccolpi che sarebbero veramente inopportuni. Quindi cercheremo di avere una tempistica incalzante, sono convinto che i lavori di questa indagine conoscitiva ci consentirà di recepire nei tempi utili tutte le indicazioni che cercheremo poi di valutare anche negli impatti, perché ci saranno cose che non riusciremo a fare evidentemente, perché per noi la sostenibilità della riforma è parte integrante, se non prioritaria, della dignità che questa riforma deve avere perché possa essere apprezzata, altrimenti rischiamo di creare dei meccanismi di asimmetria che mettono in difficoltà l'impresa, e torniamo alla logica e naturale relazione che deve avere l'impresa e il lavoro, devono avere l'impresa e il lavoro. Quindi mi auguro che il vostro impegno ci consenta entro il mese di marzo di avere le informazioni, anche con aggiornamenti progressivi senza aspettare la fine dell'indagine. Questo lo valuteranno i presidenti, lo valuterete voi. Per noi è fondamentale avere indicazioni da parte vostra. Sull'impatto ASD e SD di cui parlavano sia l'onorevole Perissa che Berruto, io devo dire che qualche cosa che forse è ancora preliminare lo abbiamo, ma perché nei lavori preliminari chi ha lavorato prima di noi una valutazione l'ha fatta, cioè la forchetta tra il 7 e il 9% dell'impatto reale sulle imprese
o meglio nel rapporto tra imprese e lavoratore, un terzo e due terzi, con un 82% che di fatto non ha impatto, al netto che quello che cercheremo di fare è alimentare un fondo che ammortizzi l'impatto stesso nell'ambito del primo periodo di attuazione. E quindi diciamo, io mi auguro che riusciremo a conquistarci spazi finanziari per alimentare una defiscalizzazione degli oneri sociali, diciamo, entro i 5 anni. Ancora non ci siamo, però io chiederò anche la collaborazione del Parlamento, dei parlamentari, perché questa è una partita che io credo, anche da quello che ho riscontrato oggi, ma non soltanto, ci mette tutti nella condizione di convergere su una posizione comune. Non vedo divaricazioni, questo è confortante, un po' lo sport lo ispira, ma questa misura ancora di più, perché si avverte la necessità non soltanto dell'attuazione della riforma, ma anche e soprattutto della migliore attuazione della riforma, che passa anche per degli ammortizzatori finanziari che limitino l'impatto e sugli aspetti fiscali e sugli aspetti tributari. Poi troveremo il modo di confrontarci nello specifico. Registro unico entro il 1° di luglio? Sì, sarebbe la negazione di quello che ho detto, no? E quindi lo prendo come impegno, anche se è un impegno comune, ma devo impegnarmi anche per gli altri che devono collaborare, se no non sarei qui nella funzione che devo svolgere. Non da solo, insieme a una squadra di persone che sta lavorando con grande intensità e con grande efficienza. Comunicazione istituzionale è qualcosa che dobbiamo recuperare, o meglio dobbiamo acquisire, anche la sistematicità della capacità di spiegare tanto più le cose buone, le cose giuste, che a volte diamo per scontato che viaggino da sole, e invece non è così. Io sono sicuro che il primo errore che faremo avrà, come vi dico sempre, il miglior ufficio stampa in termini di efficienza, perché finirà sui giornali la prima dichiarazione sbagliata. Se facciamo tutti insieme una cosa buona, si dà per scontato che sia una cosa buona, e quindi invece la comprensione lo ritengo un dovere che sta dentro la riforma stessa, sta dentro la norma stessa, che deve essere diffusa, deve essere conosciuta. Quindi dobbiamo abituarci anche a immaginare la collaborazione tra tutti gli organismi sportivi proprio in termini di divulgazione delle informazioni di servizio. Lei, onorevole Berruto, ha parlato del governo e di sport e salute. Solenne questa suoneria. Sport e salute è una società con le sue autonomie, nel senso che è una società privata a capitale pubblico, una società per azioni, ma è l'espressione del governo dal punto di vista operativo. Quindi io mi auguro che sappia interpretare sempre di più ciò che il governo, anche con il supporto del Parlamento, indicherà in termini di attività e modalità di attuazione delle politiche pubbliche. E quindi lei vedrà che ci sarà sempre più, diciamo, gioco di squadra, ecco, tanto per tornare a un tema anche a lei caro, tra il governo, il dipartimento e sport e salute, ma sono convinto anche il CONI, e la promozione degli effetti, anche degli aspetti tecnici di questa riforma, ne sarà un banco di prova. Onorevole Amato, grazie sempre anche a lei. Aspetto pensionistico, in qualche maniera nella mia relazione ne ho parlato in modo sfumato, ma non per superficialità rispetto al tema, ma perché è stata una relazione abbastanza sintetica. È del tutto evidente che la dimensione minima che dà accesso a un seppur minimo livello pensionistico è una preoccupazione che abbiamo, no? E capire come si possa concorrere, in che forma, intanto perché si sappia e quindi si quantifichi, perché uno abbia un orizzonte, capisca qual è il suo destino, no? E poi si cerchi di trovare il modo perché questa determinazione dei tempi possa far lavorare anche con maggiore tranquillità e minor senso di precarietà. Penso di aver risposto a tutte le domande. Allora, ringraziamo il Ministro Bodi anche per la sua illustrazione approfondita e per le sue repliche puntuali. Poi il documento verrà messo su Geocamera, ovviamente, come ogni relazione. Con questo incipit istituzionale ovviamente apriamo l'indagine conoscitiva, che credo sia strategica per tutto il mondo dello sport. Grazie a tutti, e chiudiamo questa, insieme al collega Rizzetto, questa audizione. Grazie.
buon lavoro.